Ciao a tutti e bentornati ai GoDaddy Talks, l'appuntamento con il mondo dell'imprenditoria digitale che si confronta con le storie dei suoi protagonisti. In queste conversazioni cerchiamo di comprendere come gli strumenti digitali hanno dato a business diversi la spinta necessaria per superare le difficoltà, lasciandoci ispirare dall'approccio alla sfida che ognuno dei nostri ospiti ha saputo dare. Ci confronteremo con Marco De Rossi, dal 2016 CEO di WeSchool, protagonista della scuola digitale con 1.700.000 studenti, 200.000 docenti che integrano le attività svolte in presenza a quelle online per fare formazione. Benvenuto. Grazie mille Veronica e grazie a GoDaddy per avermi invitato a questa chiacchierata. Io sono Veronica Benini e nel mio percorso ho trattato tante volte il tema del ricominciarsi. Per questo il focus di questi incontri è diventa chi vuoi. Perché grazie all'importanza degli strumenti digitali, saper trasformare il proprio business è diventato ancora più importante rispetto anche a solo pochi anni fa. Marco, a soli 30 anni sei già stato un consulente di comunicazione, uno sviluppatore web e un giornalista freelance. Mi sembra insomma che la massima con la quale apriamo i nostri incontri parli di te, ossia la differenza fra quello che sei e quello che vorresti essere sta in quello che fai. Ti torna? Sì, mi torna e che mi piace molto perché quello che fai richiama la tenacia che devi avere, perché si sopravvaluta secondo me sempre molto il genio, no? Come se ci voglia chissà che genio per fare impresa, e non è assolutamente il mio caso. Il tema è poi l'energia che uno ha per 5 anni, 7 giorni su 7, 20 ore al giorno di insistere sulla sua missione. Questo secondo me che fa la differenza, perché poi c'è un po' di schizofrenia, no? Da una parte sai che il tuo business fallirà, perché il 96% delle volte fallisce e quindi sei irrazionale nell'abbracciarlo. Beh, perché Dall'altra c'è una però, passione che ti muove dietro. chiaro, però a volte ci pensi, ti guardi allo specchio e dici: aspetta, ma è così rischioso, sto facendo una cosa mezza folle. E poi però nell'execution devi essere super oggettivo, super È razionale. vero, quindi parli di questa sorta di poli opposti, Sì, la razionalità nel lavoro e la follia dell'idea che ti muove. è un modo super razionale di perseguire una mission assurda, Allora, come ad esempio nel parlando. mio caso quella di rivoluzionare la scuola italiana e renderla digitale, di cambiare il modo in cui i prof lavorano. Ma infatti la mia domanda, la prima è, prima ancora di parlare veramente, cosa ti ha mosso? Cioè, qual è stata l'idea principe che ti ha portato a dirti voglio fare questa cosa qua? E se si è evoluta nel tempo, perché a volte abbiamo un'idea iniziale che poi ti confronti con le persone, la fai crescere, evolvere. Cosa ti ha mosso come prima idea? Assolutamente sì, quando inizi poi una cosa del genere, quando sei ragazzino, cresce l'idea con te. E a Quanti anni volte avevi? avevo all'inizio 14 anni, il primo progetto che ho fatto in didattica digitale, e il motivo era che mi avevano iscritto a un liceo classico dove c'era solo latino e greco, io volevo imparare l'informatica, e quindi ho detto: mi creo da solo un sito in cui qualcuno mi insegna l'informatica, io ricambio insegnandogli altri programmi. Quindi era una sorta di scambio, di Esatto, era baratto? un luogo di condivisione tra pari dell'informazione. Il motto era che chiunque alla fine può essere professore di qualcosa, anche solo di come si tagliano le melanzane. 14 Certamente. anni, diciamo che la Fantastico, ma comunicazione che non era il vision, nostro ragazzi! forte. Vabbè. No, era Ah no, bello quello era, perché cioè lo slogan era quello, con le tra i vari melanzane. slogan era Be Free to Learn, e poi il motto era quello. Alla fine il web è nato così, come scambio tra pari, quindi ci piaceva l'idea di avere una scuola dove un giorno uno è docente e gli altri studenti, e al giorno dopo magari le parti si invertono. Ma guarda che io sono stata docente universitaria e in effetti una delle cose che più mi mancano quello è il confronto, è quello che imparavo anch'io. Mi arricchiva tantissimo insegnare L'imprevisto all'università. delle lezioni, tutto Sì, quello che non potevi ma poi io preparare, dicevo, la io vado parte più lì e bella. imparo anch'io. Sono lì in veste di insegnante, ma imparo anch'io ed è meraviglioso. Quindi tu parlavi, cioè questa tua idea era scambiamoci i saperi. Creiamo una scuola online dove si può imparare e insegnare. Il problema è che all'epoca non c'era ancora YouTube, non c'era il video, Che anno era il era? 2004, quindi c'erano proprio dei problemi tecnici Sì. e gli smartphone erano poco diffusi, tra gli studenti praticamente nulla. Come siamo arrivati a WeSchool? A un certo punto siamo arrivati a questo nuovo progetto che è WeSchool, perché ci siamo resi conto che dovevamo coinvolgere i docenti, perché eravamo arrivati al paradosso di avere degli studenti super smart che usavano le nostre piattaforme per studiare prima di entrare in classe, magari per ripassare, sai, l'ultimo minuto sull'autobus Certo. prima dell'interrogazione, oppure dopo aver visto i Simpson delle 14:30, e poi invece la mattina a scuola tutto era come nel 1950, Esatto. che più o meno è anche come sono le cose ora. Adesso poi la didattica a distanza è integrata, è stata una specie di Big Bang, di terremoto. Come vi siete trovati a gestire questa cosa? Perché lo facevate già da prima. Cos'è successo con l'arrivo della didattica a distanza trasversale per tutti? Noi era
tanti anni che lavoravamo con i docenti per raccontargli che il digitale cambia il mondo anche in presenza. Questa idea che la didattica a distanza la usi quando non puoi andare a scuola è sbagliata, perché sarà come nel mondo del lavoro, dove il digitale lo usiamo è un'integrazione. In presenza, esatto, crea un'altra dimensione. E quindi siamo andati in soccorso, perché di soccorso si tratta. Pensa che rispondevamo nelle settimane peggiori a 5.000 ticket al giorno di assistenza tecnica, wow, docenti che a volte non avevano la casella mail, non si sapevano come orientare, per permettere di non interrompere la continuità scolastica. Quindi circa un quarto del sistema scolastico italiano ha usato gestite, avete un quarto del sistema scolastico sì, italiano? Sì, durante il lockdown abbiamo avuto 1,2 milioni di utenti attivi giorno, che tra l'altro è stata da imprenditore del digitale la più grande emozione della mia vita. Beh, è superare il milione di daily active users. Sì, e lì ti capisco, è meraviglioso. La prima parte è stata quindi una vera e propria gestione dell'emergenza, dove non si è riusciti, come invece poi spero faremo sempre di più nei prossimi anni, a entrare nel merito di come deve cambiare anche la didattica e non soltanto lo strumento. E molti docenti hanno soltanto fatto il vecchio frontale del parlare basta a distanza. Che avendo magari altri strumenti da poter utilizzare, dei quiz, delle cose. Che strumenti ci sono? Che è come esempio prendere un'automobile di lusso e farla trascinare da un cavallo. Cioè il peggior modo di usare il digitale. Questo. Allora viva sì, la presenza. Appunto, solo come sostituzione della presenza. Quindi c'è questa visione molto parziale di dire mi sostituisce la presenza, non ti posso vedere, ti parlo su Skype, non posso venire a scuola, ti guardo nello schermo, senza introdurlo appunto come uno strumento che moltiplica le possibilità di lavoro, ma anche proprio di didattica. Di contatto umano, perché in realtà il digitale lo aumenta se è usato bene, non è che lo diminuisce, proprio come le nostre vite lavorative e personali. Quindi c'è tutto un modo diverso di pensare una didattica in cui c'è una nuova dimensione digitale che rende più divertente partecipare, c'è più confronto, si lavora più in gruppo e sì, in realtà sviluppano tutte quelle soft skill. Sai quando diciamo i ragazzi escono dalla maturità e non sono pronti a scegliere all'università, al mondo del lavoro? È proprio questo, perché c'è una didattica troppo frontale. Il fatto anche che l'insegnamento sia unidirezionale, io ti insegno e tu ascolti, ciao. I social comunque e i telefonini, gli smartphone, gli schermi ci hanno comunque aiutato a sviluppare il dialogo. Io ci vedo un'analogia su quello che è successo con il marketing. Prima avevi le pubblicità in televisione unidirezionale, sui cartelloni, nelle riviste unidirezionale. La scuola era lo stesso, avevi la maestra, dovevi ascoltare la prof, ascoltavi, studiavi, poi facevi il test. I social hanno fatto al marketing quello che probabilmente la DAD sta facendo all'educazione, ha introdotto il dialogo. Sono d'accordo, poi bisogna in questo mondo con i docenti non usare queste parole tipo marketing perché si spaventano. No, vabbè, ma era un però parallelismo. Il principio, sono assolutamente d'accordo, ma in generale, secondo me, proprio come società, pensando alle famiglie, ai figli, ai genitori, noi ci siamo talmente abituati all'idea che la scuola sia quella cosa lì, che è assurdo, perché in questi 70 anni è cambiato tutto e non ci possiamo permettere il lusso di non stare a discutere di come la scuola debba cambiare. E quello che è successo con la didattica a distanza è un'opportunità in realtà per questo motivo, perché in un contesto evidentemente che era negativo, ha riportato tutti noi a parlare di come una scuola potrebbe essere diversa. Anche solo dire la scuola si può fare nel modo A, B e C. Quali sono gli strumenti per misurare se è meglio A, B e C? Questa è la rivoluzione, perché porterà i docenti, e già molti fanno così, ogni mattina prima di entrare in classe a chiedersi come posso fare meglio quello che facevo ieri, invece che dare per scontato che la scuola debba essere in un modo unidirezionale. Esatto. Sulla vostra piattaforma però non ci sono solo gli studenti, le studentesse e gli insegnanti. Avete anche comunque dall'altra parte i genitori, i dirigenti scolastici, sono dei target, delle personas molto diverse, però la piattaforma è una. Come fate a far dialogare tutti, a far capire tutti di questa sorta di lavoro di team? I linguaggi, i registri sono diversi, anche proprio generazionalmente diversi. Noi cerchiamo di superare questa divisione tra studenti e docenti, che se vuoi è un po' sessantottina, perché, per carità, le differenze ci sono a livello proprio di interfacce, di capacità di comprenderle, di velocità nel comprenderle, però questo è niente rispetto alla differenza culturale tra chi pensa che la scuola debba rimanere in un certo modo. Sì. Anche molti studenti, ho incontrato in questi mesi degli studenti che sono più conservatori di veramente una cosa incredibile, e invece chi si mette in gioco e prova a capire come questi strumenti possono essere utilizzati per abilitare una didattica più coinvolgente e divertente. E ci sono dei docenti anche di età avanzata, anche di materie umanistiche, abbiamo il pregiudizio che chi insegna letteratura è poco digitale, ma proprio il contrario invece, sono super smart.
Quindi è un problema più culturale rispetto a come debba essere l'insegnamento, come debba essere la didattica, più che come usare la piattaforma. Esatto, quindi la tecnologia non conta praticamente nulla. È importante deve cosa esserci, ne facciamo e come la vediamo, cioè, quindi è una questione di percepito. Assolutamente. Questa visione di obbligo e di chiusura l'ha fatta percepire in modo molto negativo, uffa mi tocca fare quello, mentre in realtà, lo dicevamo prima, è uno strumento che apre dimensioni diverse. Il percepito nella cultura unidirezionale, se vuoi, che avevamo della scuola che debba essere solo in quel modo, come gli si può cambiare il registro per farlo passare non solo al positivo, ma anche proprio al positivo aumentato, se così posso spiegarlo. Dopo questo periodo, la scuola sarà divisa in due. Ci sarà chi, come in un boomerang, dirà no, devo tornare alla presenza perché avendo vissuto una didattica digitale che in certi casi è stata inefficace, vorrà ritornare, riavvolgere il nastro e non saperne più nulla. Il tema è che tutti gli altri però non possono disimparare il digitale. Il digitale è come la bicicletta. Quando impari a usare Drive per condividere i documenti, poi non è che puoi ritornare con le fotocopie. Uh-huh. E quindi la sfida è fare sì che quello che è successo sia un'opportunità per, discutendo come la scuola può essere diversa, pensare a una scuola diversa nei prossimi 50 anni. Sì. Come? Noi lo facciamo formando i docenti, quindi insegnandoli a insegnare in un modo diverso e raccontando proprio nel concreto, anche sulle cose quotidiane, come cambia la loro vita. Una didattica che coinvolge di più gli studenti li collega all'attualità, li rende molto più interessati, li collega, li fa capire che quell'argomento di filosofia è molto collegato alla matematica, alla sostenibilità e poi si innamorano delle STEM e prendono scelte universitarie diverse. Li insegna a lavorare in gruppo. Noi ci lamentiamo che i 19enni non sanno lavorare in gruppo, non sanno comunicare in modo efficace. Certo, non glielo fa fare nessuno e quindi si crea veramente questa sinergia, poi la scuola è sempre uno sforzo e deve essere uno sforzo per gli studenti, in cui però il docente ha tantissima soddisfazione perché vede un risultato molto importante sugli studenti e lo studente ritrova un nuovo valore nella scuola, com'è e come sarà. Ti torna quindi, se io ascoltandoti rifletto, no? Chi ha inteso la didattica a distanza come mi tocca cambiare mezzo perché mi tocca, faccio lo stesso solo che cambio canale ma faccio le stesse cose, ha adesso uno strumento. Il passaggio è quello, passare da cambio mezzo perché mi tocco, perché non posso andare o perché mi obbligano, perché è chiuso, perché X o perché uno studente è malato, però fai sempre la stessa cosa, ho uno strumento che mi permette di fare una didattica completamente, non dico diversa, perché il diverso come parola fa paura, ma più ricca in questo senso, quindi da mezzo a strumento. La didattica a distanza ci ha fatto aprire gli occhi sul fatto che il tema non sia lo strumento, ma com'è la didattica e quindi inizierà una nuova era di sperimentazione, di laboratorio, di diversità, di nuove metodologie, hai ragione, su come la scuola può essere diversa. Il digitale avrà un ruolo, ma non è il protagonista. Il protagonista è come gli studenti collaborano col docente. Molto più attivi in prima persona, in modo più partecipativo. Una delle metodologie che io preferisco è il teach to learn, in cui sono alcuni studenti che si preparano e insegnano ad altri studenti. Chiaro che la loro lezione non sarà perfetta, ma il processo che li ha portato ad essere pronti a metterci la faccia coi compagni, stai sicura che quel pomeriggio certo. Non si sono girati i pollici. Quindi anche poi immagino con la supervisione dell'insegnante che li accompagna, quindi esatto. Quando l'insegnante diventa Virgilio, accompagna gli studenti che lavorano in gruppo, gli mostra, ma poi gli fa fare, gli fa scoprire le cose e gli incontri poi li devono fare loro. Bellissimo. Abbiamo visto una realtà come la scuola, prettamente fisica, dotarsi di strumenti digitali. Quali altri settori, secondo te, che non avremmo mai immaginato, potrebbero ampliare le loro funzionalità dotandosi di strumenti digitali? Quali altri settori che magari qualcuno che ci guarda dice no, io non lo farò mai. Abbiamo visto in queste interviste persone che si occupano di verdure e si sono digitalizzate in un modo meraviglioso. Io le cime di rapa preferisco classiche. Non virtuali. No, beh, io vedo due grandi opportunità. Però hai cominciato con le melanzane. Hai ragione. No, vedo due grandi opportunità. Da una parte, secondo me, le tecnologie distribuite, le tecnologie blockchain, digitalizzeranno, distribuendo su più nodi e più poli, quelle che adesso sono grandi organizzazioni, molto potenti, grandi centri di potere. Lo faranno nella finanza, nelle assicurazioni, nel mondo dei contenuti. Quindi è un digitale che permette direttamente agli utenti, ai clienti, di interagire fra di loro e creare valore. E l'altra grande cosa che mi entusiasma è la digitalizzazione di quello che è estremamente fisico, logistico, degli spostamenti, della mobilità. E siamo veramente solo all'inizio adesso. Se penso al modo in cui io vivo la città in cui vivo, in cui mi muovo, sostanzialmente il modo che potevo avere anche 30 anni fa. Pensare non tanto al contenuto quanto all'interfaccia su cui contenuti diversi
possono vivere, vuol dire mettere al centro l'esperienza delle persone. Potrebbe essere questo quindi il modello, il ragionamento che potrebbe dare il via a un'idea di cambiamento in business diversi anche dal vostro. Come possiamo ispirare le persone dalla vostra esperienza? Secondo me le regole delle interfacce valgono per qualsiasi business, quindi assolutamente sì. Noi ragioniamo così, cerchiamo di minimizzare il tempo cognitivo della persona che utilizza l'interfaccia. Quindi quando c'è un'interfaccia ci chiediamo due cose. Quanti secondi servono, millisecondi, per capire quali sono le cose che puoi fare? E poi, rispetto all'obiettivo, cioè il completamento dell'azione, quanti sono gli step, cioè i click, per arrivarvi. Sì. E cerchiamo di minimizzare in modo quasi maniacale queste due variabili. Alla fine, se ci pensi, l'interfaccia più semplice che ci sia è un foglio bianco. Tutti sanno come utilizzarlo e ci metti neanche un secondo a capirlo. Quindi ridurre il rumore. Esatto. Minimizzare lo sforzo cognitivo. E l'altro aspetto fondamentale è che bisogna usare, nel senso che da una parte bisogna essere pirateschi e proporre ai clienti e agli utenti delle cose che loro non sanno di volere, perché altrimenti rifai quello che è già stato fatto. Dall'altra, contemporaneamente, questo è il difficile, bisogna essere super umili nel raccogliere i dati e vedere se quella cosa che usando da pirati abbiamo provato a fare serve davvero. Quindi mi stai dicendo che ci vuole il coraggio per essere dei pirati, ma poi ci vuole anche l'umiltà per capire se questa cosa che hai avuto il coraggio di provare, diversa dagli altri, disruptive, ha effettivamente cambiato, migliorato la vita delle persone. Quindi fai un passo super in avanti, poi ti fermi, vedi cosa succede, raccogli i dati e riutilizzi. Il coraggio di fare tanti passi indietro, esatto. Esatto, il coraggio di fare tanti passi indietro. Su questo vorrei che riflettessimo tutti. A volte, anzi spesso, cominciamo dei business perché abbiamo un motore, un'idea, una ragione che ci porta a farlo e vogliamo farlo come lo intendiamo noi, un prodotto, un servizio. E spesso però non ascoltiamo i nostri clienti. Io voglio che sia fatto così, lo devo fare così, questa è la mia visione. Ma se non ci confrontiamo con gli utenti, gli utilizzatori, i clienti dei nostri prodotti o servizi, piano piano rimarremo indietro. Quindi riflettiamo. Stiamo ascoltando quello che ci rinviano le persone che usano i nostri prodotti o stiamo semplicemente cercando di imporre un prodotto o un servizio senza avere la ricchezza di questo dialogo di cui abbiamo parlato tanto oggi? Io penso che possiamo riflettere su questo. È difficile, ed imprenditrice anch'io lo dico, è difficile ascoltare a volte le critiche, ma dopo che ti passa il fumo dici ok, vediamo che mi stava dicendo, e lì rifletti e dici ok, con questa cosa probabilmente potrei modificare questa cosa qua. Cavolo, aveva ragione. Siamo pronti a fare questo passo indietro e magari a dirci aveva ragione qualcun altro. Grazie Marco per essere stato dei nostri. Ci vediamo al prossimo episodio dei GoDaddy Talks.